Le menti sopraffine si sono riunite e hanno partorito questo. Da dove parla? No, ma infatti era uno scherzo. Oh, auguri, eh. Tanti auguri, Lorenzo. Soffa le candeline. Soffa le candeline, per favore, senza lasciare. Io lo vedo commosso. Bravo. Un certo sospetto me l'ha venuto. No! Un certo. Ma come, un piano veramente congeniato. No, sì, cioè, Lorenzo non lo capirà mai, invece... Non ci può arrivare. No, sì, non sto facendo più male, aspetta. Ti vuole male questo, Sei commosso? Ma perché ti sei pestato, ti sei morso la lingua? No, non c'è creduto. Ma come? È una scusa così ben congegnata. Ci abbiamo pensato noi. Sta dura a portarlo. La macchina è stata. Ti voleva venire, di la verità. Io allora avevo detto di metterti le candele al contrario. Ciao Borino, ciao. 03. Ma com'è? Cacchio, c'ho gli occhi chiusi. Lavorino in macchina. Lore, ho fatto un lavorino in macchina. Ma non è... In che senso? Aspetta. No, pensavo che Lore, che vuol dire avete fatto un lavorino in macchina? Lei aveva fatto un lavorino in macchina. Lavorio, ho detto. Ah, lavorino. Povero Lorozzo. Fa rima con stronzo però Lorozzo. Abbracciamoci tutti. Questo maglioncino tu l'ho già visto. Hai visto? Fa un po' schifo. Diciamo, perché non lo porti mai? Coperto perché, Hai letto anche le mie email? Hai letto la mail? No, aspetta! Hai letto anche la mail? L'ha letta, ok. Ho letto il... Ok, diamogli il regalo, che sa già cos'è. No, no, non l'ho letto. Ho letto l'oggetto, ho detto la lascio lì perché non lo so. Poi c'è scritto regalo non Lorenzo. Regalo no, c'è scritto regalo lui, pensavo fosse, poteva essere una battuta, però ho detto aspetta. Una bella battuta. Tristezza. E poi ne sono dimenticato. Il bello è che nessuno se ne è accorto. Ho visto lei poi risposta regalo.